like you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Buongiorno, eccoci con un nuovo video. Io sto per andare a lavorare, stamattina entro prima, quindi corro. Tra l'altro oggi giornata super perché mi vedrò con la mia amica Marta, quindi sarà un bellissimo pomeriggio in amicizia. Adesso va. Sono tornata adesso dalla pausa pranzo, sono andata a fare un giretto da Max Factory, vi faccio vedere quello che ho preso, ne ho già un po' e quando ho visto questo colore ho detto lo devo assolutamente prendere, adesso vi faccio vedere. Ho preso questo cerchiettino qua, mi piace tantissimo, poi devo vedere, secondo me è molto simile al maglioncino, quello che avevo preso da Zara prima di Natale. E mi piace veramente tantissimo, molto fine. Io ne ho già diversi, di diversi colori che metto, soprattutto in estate, primavera, estate. Ma adesso voglio riniziare perché secondo me sono bellissimi. Ovviamente stanno meglio, adesso vi appoggio qui, stanno meglio con il capello sciolto, però anche con la mezza coda, così secondo me male non sta. Vi faccio vedere, guardate. Ovviamente il capello va poi sistemato bene, forse anche con i ciuffetti sta meglio, guardate, super super carino, secondo me dona all'outfit poi un po' quel tocco diverso, ma mi piace veramente tantissimo, guardate, poi sono fatti proprio bene, sono fatti proprio bene, sono molto 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 carini. Quindi io ve li consiglio, dopo le mollettine vi consiglio il cerchietto, guardate, bello. E quando magari siete, è ovvio che secondo me questi accessori vanno utilizzati quando si ha già un outfit abbastanza sobrio, orecchini molto fini, addirittura anche forse senza, o comunque dei punti luce, senza collane, perché sono già molto molto vistosi loro, però sto cercando di far stare il ciuffo dietro, però secondo me è davvero molto molto carino, poi il colore è davvero bellissimo, bello bello bello. Oggi uscirò con la mia amica Marta, come vi ho detto stamattina, e volevo andare a fare un giretto da H&M. Se lei ha voglia andiamo magari fino all'outlet a fare un giretto da H&M, così almeno vediamo se c'è qualcosa coi saldi. Io non ho ancora comprato niente coi saldi perché avevo già preso prima durante le feste natalizie, quindi non è che mi serva granché, però magari qualcosina lo trovo, qualche maglietta o qualche pantalone un pochino più leggero. Avrei bisogno delle calze perché io le calze le mangio, non lo so, spariscono e Non riesco mai a trovarle, però ultimamente metto calzini proprio alti fino al ginocchio, e cosa che non ho mai fatto perché io ho sempre messo i fantasmini, però adesso ho un pochino più freddo del solito e allora mi piace la calza, il calzettone alto, anche perché poi mettendo sempre i pantaloni corti mi piace che si veda un po' la calza, soprattutto in questa stagione, in estate e primavera no, ma adesso sì. Adesso vado a lavorare perché è già quasi ora, ancora un pochino presto, ma mi metto in classe, sto un po' lì, mi rilasso un pochino, butto un po' di carta che ho qua e là, e tra l'altro devo andare a lavare la macchina, volevo andare, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, poi non sono riuscita, ma devo lavarla, quindi in settimana se riesco, domani, perché ormai domani venerdì, se riesco le do una passata, e poi sabato con calma mi metto a pulirla tutta dentro, l'aspiro, tra l'altro devo comprarmi un aspiratore piccolo da poter aspirare la macchina, perché non ce l'ho, l'ho sempre fatto col Dyson, però il Dyson ormai, volevo appoggiarmi di nuovo qui se ce la faccio, il Dyson ormai è andato, quindi non riesco più a utilizzarlo, e però devo prendere un piccolo aspiratorino da poter aspirare la macchina, perché sennò faccio sempre molta molta fatica.
Poi non ho neanche moneta dietro da poterla lavare oggi, quindi mi sa che oggi non ce la faccio, però lo devo fare assolutamente, perché la mia macchina chiede aiuto, veramente chiede, mi sta supplicando di lavarla, e vado a lavorare. In questo momento ci ho messo poco, perché 20 minuti sono arrivata e ho trovato anche subito parcheggio, nonostante sia pienissimo. Non mi aspettavo una roba del genere in settimana, però il giovedì di solito è il giorno clou dell'outlet, dove arrivano anche tante cosine, quindi secondo me è per quello. Ho deciso di venire prima all'outlet, così vedo nei negozi un pochino più chiarini, visto che ci sono i saldi, ne approfitto per vedere se trovo qualcosa di un pochino più bello, piuttosto che di cose che magari posso prendere già durante tutto l'anno. Di video mentre camminavo, ma mi sono resa conto poi dopo che c'è la musica che si sente, quindi per evitare di violare le norme di YouTube, perché appena si sente un pezzettino di musica YouTube ti
ti segnala il video, rifaccio il pezzettino qua dentro. Allora, ho fatto un giro, ho girato un po' di negozi e poi alla fine ho fatto danno. Qui. Guarda. È una cosa che avevo già visto quando sono andata a comprare la borsa e l'avevo vista, l'avevo presa, l'avevo lasciato e poi niente, adesso sono andata a fare un giretto e ho detto ma sì, tanto comunque da vestire non ho bisogno di niente perché ho già tanta roba, quindi è inutile comprare altra roba da vestire. E niente, mi sono presa questa cosa qui perché volevo abbinarla alla borsa, poi ve la faccio vedere comunque quando arrivo a casa. Mi piace tanto, 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 e quindi l'ho presa. Sono arrivata a casa adesso, vi faccio vedere subito quello che ho preso, così poi metto via. Allora, ho preso una cosa da abbinare, adesso vi faccio vedere, abbinare alla borsettina che avevo preso a Natale. Quindi volevo qualcosa che potesse abbinarsi alla borsettina, quindi adesso la tiro fuori così vi faccio vedere. Così, e ho preso, guardate un po', la scarpa. Adesso vi spiego come mai l'ho presa. Allora, è praticamente uguale alla borsetta, quindi sì, l'ho presa per questo motivo qui, guardate, scarpa e borsa. E mi piace tantissimo, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Guardate, è praticamente un bianco sporco, panna, e ma panna avorio, non saprei neanche definirlo, con questi dettagli grigi, un grigio molto chiaro, un grigio comunque caldo. Stupende, mi piacciono troppo, con la gomma bassa, non alta come le mie All Star. Sapete che spesso vi ho parlato delle All Star che io metto tantissimo, da quando ho preso queste qui non riesco proprio più a togliermele dai piedi perché le trovo comodissime. Allora guardavo in questi giorni sui siti delle Converse per vedere se riuscivo a trovare un'altra Converse chiara da poter mettere poi sta primavera, non troppo pesante. E allora guardavo e avevo visto un po' di soluzioni. Poi mi è venuto in mente che quando sono andata a prendere la borsetta avevo visto queste qui, ho detto quasi quasi e spendo quel qualcosina in più, ma sono belle, anche perché volevo un paio di sneakers, un paio di scarpe sportive da mettere, però non durante la settimana ma da mettere per uscire anche sta primavera, magari il sabato sera se ho voglia di mettermi in jeans, quindi mettermi una tenuta casual sportiva. Volevo un pezzo bello da poter abbinare alla pochettina, anche perché questa pochettina qui io la metto sia se sono vestita elegante, ma la metto anche in momenti dove ho il jeans, e quindi volevo una scarpa che fosse sportiva ma non più di tanto, quindi che avesse quel tocco elegante. C'erano di tre colori, c'era così, c'era nera e c'era rosa, soltanto che mi piaceva tantissimo quella rosa, ma veramente tantissimo, però non l'ho presa perché sia in quella rosa che in quella nera le G si vedevano troppo e non mi piaceva perché mi sembrava poi risultasse un po' troppo pacchiano, questa G molto vistosa. Invece queste qui ha una G molto molto delicata, che proprio bisogna guardare bene bene per capire la marca, perché se no messe così veramente non si nota. Però le trovo veramente molto molto eleganti e sono contenta di aver trovato il numero e di averle prese. Allora, ho preso un 30
Ho preso un 35, ma la ragazza mi ha fatto provare anche il 5,5. Io ero partita dal 6, però lei mi ha detto: guarda, calzano grandi, quindi ti conviene prendere un numero in meno. E allora mi ha fatto provare il 5, poi mi ha fatto provare il 5,5, ma il 5,5 me lo vedevo troppo, il piede troppo lungo. E allora niente, ho optato per il 5 perché mi andava giusto giusto. Tra l'altro l'ho provato anche con un sottopiede, perché sennò è troppo basso, quindi io metto sempre un alzatacco o un sottopiede per alzarmi un pochino. Però sono veramente bellissime. Tra l'altro nella confezione, vabbè, c'è la solita, come si chiama? C'è il solito sacchettino che c'è anche comunque nelle borse, perché loro mettono sempre tutto all'interno del sacchettino. Ce ne due, una per una scarpa, una per l'altra. Io queste qui le utilizzo tantissimo in estate per metterci dentro le cose da viaggio, quindi le sfrutto per quello. Difficilmente le utilizzo poi per rimetterci dentro anche la borsa. Di solito no, la tengo sempre conservata, però è sempre un po' così. E in dotazione c'era comunque un altro paio di stringhe da cambiare, quelle lì, quindi ottima cosa e bella, mi piace perché, ripeto, è molto fine, nonostante il marchio non si nota, quindi rimane molto molto semplice e mi piace così quando esco. Ho un pezzo bello da non mettere ovviamente tutti i giorni, anche perché il primo pestone che mi danno a scuola me ne macchio, quindi preferisco metterle solo nelle occasioni, quindi nel weekend, dove so che posso metterle, non si sporcano più di tanto, quindi se andiamo a fare una passeggiata, se andiamo a cena, se andiamo a pranzo, se ho magari un evento, però sicuramente non per andare al lavoro. E basta, io sono sempre stata un po' appassionata di queste cose, non ne prendo tante, però una volta all'anno ogni tanto un piccolo regalino me lo faccio, e quest'anno la borsa e le scarpe, però era già un po' che non prendevo cose così. Però da quest'anno la vedo un po' diversa, piuttosto prendo un pezzo bello e non troppe cose. È già un po' che faccio così, anche per quanto riguarda i vestiti, tanto ne ho già una marea. Poi io sfrutto veramente tantissimo la roba, ad esempio questa maglia qui, che tra l'altro su Instagram in tantissime mi avete chiesto dove l'ho presa, dove l'ho presa. Questa qui è una maglia di Shein di almeno 5 anni fa. Chi mi segue dagli inizi se la ricorderà, perché era una vecchissima collaborazione quando ancora collaboravo con Shein, perché non ho più collaborato, e quindi è vecchissima. Io sfrutto veramente tutto e metto veramente tutto per quanto riguarda l'abbigliamento, per quanto riguarda le scarpe, le giacche, quindi devo dire che riesco comunque a tenere bene le cose e a portarmele avanti nel tempo. Però adesso come adesso preferisco prendere magari dei pezzi più belli e rinunciare a cose che costano poco, per poi appunto permettermi magari di prendere il pezzo bello. Grosse spese non, per ora non ne abbiamo, quindi. E poi tutto quello che io prendo, come ho già detto tante volte, non è il budget familiare, è sempre quello che io magari mi metto da parte durante l'anno, proprio per togliermi degli sfizi, perché io di solito faccio così: una parte lo teniamo per il budget familiare e una parte invece ognuno di noi la tiene per queste cose. Tra l'altro, diciamo che avevo visto anche le pan chic, come quelle che ho regalato a Mauro per Natale, e alla fine la differenza non era poi così tanto diversa, è per quello che poi ho puntato su questa piuttosto che sulla pan chic. Volevo una cosa diversa, una cosa meno vista, meno attuale, e quindi le ho prese. Adesso metto via, mi cambio perché sono ancora vestita, e poi penserò cosa fare da mangiare, perché non ne ho proprio idea. Scongelerò della carne probabilmente, magari sapete cosa faccio? Faccio i panini, quasi quasi faccio i panini, tanto abbiamo le svizzere, quindi faccio i panini. Sì, ho voglia di panino. Chiudo. Abbiamo appena finito di cenare, tra l'altro lei è già qua, dai,
Monella, sempre sui miei cuscini, Monella, mi tocca sempre doverli pulire, eh? Togliere i peli, sempre, 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 ma adesso non mi interessa, già non mi interessava prima, adesso ancora di più. Stia dove vuole, per me può andare ovunque. Comunque, abbiamo cenato, abbiamo fatto i panini, adesso vado a farmi un bel bagnetto, vado a rilassarmi un pochino e poi guarderemo un po' di TV. Finisco di editare questo video così ve lo faccio uscire stasera se ce la faccio, se ce la faccio e ci vediamo poi con un nuovo video.